been locked up for about 20 years, this room. Back in the day, it used to be packed every day. There used to be a pit in the village, a coal mine. Every village around here had their own pit. They're long gone now, of course. All of your life, just gone forever. Una ex cittadina mineraria nel nord dell'Inghilterra, un pub, unico luogo pubblico in cui le persone possono ritrovarsi, visto che il paesino, da quando sono state chiuse le miniere di carbone, è ormai in disarmo, e poi i suoi abitanti, persone per lo più deluse, gente che vive con poco e con poche speranze. Una mattina giunge nel paesino un pullman con un gruppo di profughi siriani. Si tratta per lo più di donne e bambini in fuga dalla guerra. Ecco, questo in sintesi lo scenario di The Old Oak, nuovo bellissimo film del regista britannico Ken Loach. L'arrivo degli immigrati sembra una ulteriore beffa verso una popolazione già provata dalla depressione e dalla mancanza del lavoro. E i profughi, naturalmente, non ricevono una buona accoglienza. Per voi? Perché gli arriva tutta quella roba? Hanno perso tutto. Fuggono dalla guerra. Cancellala quella foto! Mi dispiace per quello che hanno fatto. Non mi sorprende se senti le cose che dicono al pub. Questa qui è diventata una discarica. Abbiamo passato tutta la vita in questo paese e dovremmo dividerlo con quelli là, ma chi li conosce? TJ Ballantyne, un omone silenzioso e calmo, è il proprietario del pub. Figlio di un minatore, TJ riesce con fatica a tirare avanti, ma il rapporto con i suoi avventori è sempre comunque cordiale e positivo. Tutto cambia quando si rende conto che le persone che frequentano il suo locale hanno un atteggiamento di respingimento verso i nuovi arrivati. Non era che non possono entrare dove vendono alcol? Eh già, ne fanno di tutti i colori quando nessuno guarda. L'ho imparato quando lavoravo lì. È entrata qui come se fosse la padrona. Poi che faranno? Faranno una moschea. Ora, diciamo che questa nostra epoca ci ha abituati a questi comportamenti. Gli immigrati sono quasi sempre considerati dei parassiti che vengono nel vecchio continente per approfittare di una situazione comoda e sfruttare quanto di buono è stato realizzato. Il tutto senza la minima volontà di integrarsi. Non staremo qui a cercare di spiegare quanto tutto ciò sia frutto di scarsa conoscenza dei problemi e dell'inevitabile egoismo che pervade la cosiddetta società civile. E lo stesso che Loach non si pone il problema, dando per scontato che alla fine è così che vanno le cose. Ma che cosa succede se questa povera gente non sbarca in una grande città dove le persone si nascondono dietro un'indifferenza atavica e non devono quotidianamente fare i conti con la presenza concreta di questi poveretti al fianco delle loro stesse vite? Quando cioè non ci si può voltare dall'altra parte, perché l'altra parte siamo noi stessi. Noi stessi vittime di una società che non funziona. Non funziona proprio per niente. Ecco, il gruppo di siriani calati nel piccolo paese del nord dell'Inghilterra non sono affatti diversi dagli abitanti della ex cittadina mineraria. E allora, ed è qui l'idea ardita e geniale di Ken Loach, la situazione esplosiva può, anzi deve, trasformarsi in un'opportunità. La solidarietà non solo diventa un'esigenza, ma una forza. La solidarietà è quel passo in più. When you eat together, we stick together. Yeah, your mother always said that. Yeah, we used to do the same before we left Syria. I want to welcome our new friends who have left a war zone, come to our community. And what I want to do is I want to use this space so we meet together and we sit down and eat together. This is solidarity, it's not charity. This is about we do something together. It's not just about putting something. Il film racconta dunque una storia che, anche se a tratti assume i caratteri di una fiaba, rimane fortemente ancorata alla realtà, lasciando intravedere allo spettatore l'idea che in effetti qualcosa si possa fare, che l'immigrazione, processo ormai inarrestabile, va considerata più come un'opportunità che non come un limite alle proprie comodità. Succede così che alla fine della proiezione ci alziamo dalla nostra poltrona con la certezza che la piccola città
di ex minatori che sembrava destinata a svilirsi e forse a scomparire, riprenda vita. Senta di nuovo la dignità e la voglia di fare e di esserci. L'arrivo di un pullman di siriani scappati dalla guerra, persone povere e umiliate, menomate negli affetti più profondi, private di qualsiasi sicurezza, diventa miracolosamente acqua fresca in un giardino che sembrava inaridito. Forse è solo una piccola idea, una piccola speranza, ma scusate il mio ottimismo. Mi piace condividere con Ken Loach la possibilità che tutto ciò sia possibile. I have a friend who calls hope obscene. Maybe she's right. But if I stop hoping, my heart will stop beating. Immagina tutte le famiglie che si mischiano e mangiano insieme. Quando mangi insieme, resti insieme. Insieme. Vado. Via.